In the music, ciao a tutti, mi arrivano le mail, dicono mannaggia quel Marco lì è sempre in giro, io approfitto del sole ragazzi, come sono attratto dal calore del sole che appunto sta scaldando le giornate, 28 gradi, si sta molto bene, siamo in un bellissimo parco, sono con l'amico Pino, se lo vedete, cioè questo bellissimo Pino mi ricorda tanto Natale, ma noi lo lasciamo qui in disparte perché andiamo subito col primo appuntamento. Andiamo a vedere cosa è successo al Galileo Wellness di Padova, un bellissimo centro dove mi sono rilassato anche parecchio, l'ho fatto una bellissima giornata. Andiamo a vedere con Alessia cosa è successo. Galileo. Diamo il benvenuto ad Alessandro, gestore del Galileo Wellness, l'unica vera spa in centro a Padova. Alessandro, benvenuto e raccontaci il tuo centro benessere. Grazie, buonasera a tutti. È stato un bel pomeriggio passato con Marco, con te, ci siamo divertiti. Vi siete rilassati e adesso sarò sintetico per raccontarvi cosa avete trovato e cosa troveranno le persone all'interno di questo centro benessere. Avete la sauna finlandese, bagno turco, bio sauna, le docce emozionali o emozionanti, come le chiamavi prima te Alessia? Era Marco, ok. Poi abbiamo una sala relax che vi è piaciuta molto con le lettine d'acqua riscaldata, un tepidarium, delle palestre per quelli che sono i maniaci del fitness che possono fare ginnastica con il proprio personal trainer e poi la vedete alle nostre spalle, una piscina con acqua calda e giochi con idromassaggi, una whirlpool molto bella e tutto uno spazio dove facciamo diverse attività. Qua vedete c'è un giardino bellissimo dove d'estate ci sono i lettini, gli ombrelloni e si viene qua a prendere il sole. Nell'occasione volevo parlarvi di che cosa? Della novità, della tua idea creativa, innovativa, il nuovo aperitivo diverso dal classico aperitivo, l'Aperi Wellness, come lo chiamo io, come lo chiami anche tu, chiamiamolo così. E quindi che cos'è questa Aperi Wellness, Ale? È bellissimo. Eccomi. Eccolo qua. Ciao a tutti, ecco qua. Buonasera. È il barman. Io offro a casa tua, offro un Aperi Wellness. È il nostro barman, cameriere. Sì. Allora, che cos'è l'idea della Peri Wellness? La Peri Wellness è un aperitivo innanzitutto analcolico, in quanto qua è tutto in stile e in tema benessere. Quindi dopo che ti sei fatto una bella giornata di sole, una bella giornata di sauna, come chiudere in bellezza? Con della frutta fresca e con dei centrifugati. E quindi tutti i giorni, dalle 6:30 in poi, ci sarà la possibilità di bere questo aperitivo appunto all'insegna del benessere. E pensa che oggi, tanto un giorno a caso, tanto per dire, è il mio compleanno, così un giorno a caso, e quindi che bel modo per inaugurare il mio compleanno, che aperitivo! Esatto, iniziamo quindi i festeggiamenti del tuo compleanno con la Peri Wellness. Con benessere, quindi con aperitiviamoci benessere. Con benessere. Benessere. Benissimo, cin cin e tanti auguri. Buon pomeriggio a tutto il nostro pubblico da casa e un altro weekend all'insegna del tempo variabile tra sole e pioggia. Io ho colto l'occasione durante un break pioggia per respirare un po' d'aria sana qui immersa nella natura e aspettando la così tanto attesa estate, noi intanto siamo sommersi di sms e di mail che abbiamo appena tratto dai nostri tablet. E giusto ci scrive Marta da Genova che dice: interessante la trovata di un aperitivo alternativo, così quasi quasi lo suggerisco al mio centro benessere di fiducia. Buon pomeriggio, sono Elena da Firenze, complimenti, che bella situazione si è creata con il pacchetto benessere più aperitivo, ho quasi voglia di passare per Padova. E poi Marino da Bologna dice: vorrei contatti per poter fare un soggiorno al centro benessere Galileo, come posso fare? Beh Marino, il Galileo Wellness lo trovi facilmente in Facebook, in internet o comunque ci mandi una mail e poi ti risponderemo di conseguenza. Federica da Varese dice: ciao, l'idea dell'app salutare ci voleva proprio, con tutto l'alcol che la gente consuma e che non fa altro che farci del male. Buongiorno, sono Silvio da Padova e ora che capisco meglio com'è il Galileo ci sarò di sicuro. Sono Maria da Crema, un centro benessere e mi piacerebbe valorizzarlo con voi. Come si può fare? Maria, manda una mail al nostro indirizzo di posta elettronica info@bucie-entertainment.com e saremo con te quando vorrai. Scotta, come si scotta, eh?
Ragazzi, andiamo subito a vedere l'Hilton Garden Inn di Mestre. Siamo andati a vedere, tutti i giovedì siamo lì con le nostre telecamere, con la VC Entertainment, siamo sempre presenti con questa collaborazione Summer 2013 con l'aperitivo a bordo piscina. Giovedì Hilton! About what other folk got to think about you. We don't care what they got to say. What you said? You said you had a hard day at work. Well, guess what? You ain't at work. Dance. Dall'Hilton Garden Inn con Angelino, un amico che ho trovato per caso. Dopo tutti questi anni, ne sono passati quasi 10. Parlando un po' di te, i tuoi esordi dove furono? Si parla di un bel po' di anni fa, era più o meno metà anni 80 a Milano e subito dopo Riccione. Sono state le due, diciamo, i due inizi importanti. Perché sicuramente ci sono dei fan, dei tuoi seguaci, no, che ci stanno seguendo e vogliono un po' anche sapere, anche se penso che i fan già sappiano la tua storia. E poi comunque nell'andare avanti tra anni 80, 90, qual è stato il segreto del tuo successo? Perché comunque ci sono molti DJ che sono eclissati, che sono persi. Qual è stata, com'è il segreto per rimanere sulla cresta dell'onda? Qual è più che altro? Ma è un segreto, non so se è giusto chiamarlo segreto, però secondo me è essere sempre se stessi e amare nella stessa maniera questo, quello che fai. Poi dopo successo va, viene, però l'importante è amare quello che si fa. Tu sei sempre rimasto comunque al top, perché non ti abbiamo mai visto per anni sparire, sei sempre rimasto sulla cresta dell'onda. Se lo dici tu. Vabbè, io lo so perché ti conosco da molto tempo, però lo sanno anche i nostri amici che ti conoscono perché sei un grande DJ. Ma il tuo genere musicale è sempre rimasto lo stesso che è? Intanto il tuo genere musicale quale? Bah, house, deep house, diciamo che l'house è quella con cui ho iniziato e abbiamo proposto per primi. E poi diciamo quella che mi piace di più in assoluto è la Deep House, che insomma, così, madonna. Comunque sei sempre rimasto sullo stesso genere musicale, non sei mai passato in altri generi un po' più particolari, un po' più techno forse, no? Sì, sì, no, negli anni è stato un periodo magari che spingevo un po' di più, però diciamo se la mia natura è la Deep House, insomma. In base diciamo anche alle correnti, no? Le mode forse, no? Sì, anche se alcune non erano molto belle, però... Perché gli anni 90 andava molto l'elettronica. Sì, beh, dipende. Anni 90 adesso... Sì, boh, sinceramente. Se tu dovessi dare un consiglio a qualche DJ che vorrebbe diventare un nuovo... Angelino DJ o quel che vorrebbe essere un DJ molto famoso, che consiglio daresti ai nostri amici da casa? Un nuovo Bob Sinclair, un nuovo Guetta? Ah beh, grazie. Telefoniamo a Bob Sinclair e a Guetta, chiediamolo. No, l'importante è crederci e fare, cioè, è amare quello che si fa. Poi dopo e ci vuole anche un po' di fortuna, perché. Giustamente. Angelino, grazie per il tuo contributo così interessante e importante, ed è stato un piacere ritrovarti qui dopo tutto questo tempo. Grazie. Grazie a te. A In presto. The Music. Ciao. In The Music, state con noi, ci guardiamo questo video.
Ninja Monosinta! Sto con lo produttore che sì, sapevo detta vaina. Carmen Chill, Fruta Boys, El Cata, Monosinta! Willy William! Testa il VIP! Monosinta! In the music, amici, siamo sempre in giro per locali e situazioni. Oggi siamo venuti a trovare un amico, un grande DJ, performer, entertainment, un artista a 360 gradi, e ce l'abbiamo qui, Luciano Gaggia, con noi ad In the Music. Una personalità eclettica, un DJ nostrano, vero, Veneto Doc. Veneto, intanto ciao a tutti, no? Poi Veneto Doc, sì, nato a Vicenza, cioè a Schio, abito ancora a Schio, dopo i miei primi 50 anni conto di arrivarne a 100 e poi vi lascio, vi lascio fare quello che volete. No, vi ringrazio della vostra ospitalità che mi date l'opportunità anche di farmi vedere in questa veste, su questo programma, che spero abbia successo per voi, insomma, no? Successo per tutti. È bello, però è bello sto microfonino qua, costa piangere. Non sapevamo dove mettere il microfono, ne avevamo uno in tre perché bisogna, tempo di crisi, bisogna risparmiare, e allora abbiamo messo questo microfonino, vedete, eccolo qua, per cui portate pazienza. Posso un secondo, dopo vi lascio. Allora, io ho iniziato a fare il DJ nel 95, già sentivo Luciano Gaggia, quindi sono tanti anni che sei. Già stanco di fare il DJ. Ecco, eri già stanco di fare il DJ. Allora, adesso sappiamo che hai fatto il Mangiadischi, abbiamo visto queste tue puntate, sì, molto belle, sì. Non devo svelare ancora niente, però sarà una cosa che può darsi che farà. Faccio la valletta. Una collaborazione con voi, senz'altro, anche perché è un format, secondo me, i ricordi di una volta. È come la moda, no? La moda non è altro di riciclare quello che si aveva una volta, portata ai tempi moderni, continua a ritornare, una volta va la minigonna, no? Però è sempre un ritorno. E anche la musica e praticamente le situazioni sono quelle che continuano a ritornare. Cioè io penso di essere stato un fortunato in questo, sfortunato perché vorrei essere nato oggi come tutti, però nei 30 anni, 50 anni che ho io, penso di aver visto dalla televisione in bianco e nero all'evoluzione massima della tecnologia, che ormai, anche se dovremmo lasciare questo nostro mondo, diciamo, immaginiamo già di un domani con questi aerei, con queste cose, questi. Ti lascio con Alessia. Volentieri, guarda, cioè, bel locale. Ciao. Vatte a fare un giro, va, che ciao, è meglio, ciao, vai, via. Vai. Luciano, torniamo a noi. Ma la tua carriera folgorante, okay, definiamola così. Non è stata una carriera, cioè la carriera non è nata per fare la carriera. Cioè, quello che mi associa al mondo della notte, lo dico sempre, è la musica. Non è il mondo della notte, ma la musica. Questo mi ha fatto portare. Dovete pensare che io nel 1968 con mio fratello ero allo Zecchino d'Oro. Ammazza. Per cui c'era a cantare il mago Zulicci, grande Cino Tortorella, che c'è ancora, e la Mariele Ventre, che praticamente era colei che dirigeva il coro dell'Antoniano di Bologna, che adesso è compianta, è da qualche anno che non c'è più. E da lì è iniziata la mia passione per la musica, perché il DJ secondo me non è una formazione che si fa come carriera, non è che devi andare a scuola come l'attore o altre cose. È una cosa che si forma musicalmente, è una cosa che col tempo pian pianino va su, e solo la musica ti fa andare avanti, no? Per cui ho lasciato anche i miei, che con un lavoro ben preciso degli anni che furono, per fare questa carriera, come dici te, musicale. Musicale. Sono 35 anni quest'anno che lavoro e opero nel mondo della notte. Siccome sono ancora qui, mi domando, ma che cavolo, ci sarà qualcuno che arriva, speriamo, dai ragazzi, cioè. Ma quindi non è stata comunque una passeggiata, voglio dire, arrivare al tuo livello, che dalla tua Schio sei arrivato comunque alle principali console venete. Ti racconto un aneddoto. Io ho un figlio che ha 25 anni, che si chiama Nicolò. E Ciao Nicolò. E quando era alle elementari,
lui, sai, le tipiche domande che fanno, stiamo parlando di 20 anni fa, per cui il DJ non era una forma ancora di lavoro, era solamente una passione, un hobby, e gli hanno domandato a scuola, sai, le tipiche domande del primo giorno, tuo papà cosa fa? Fa l'operaio, l'altro lavora in banca, l'attore, cantante. Mentre mio figlio dice, che lavoro faccio qua? Il DJ. La maestra disse: che cos'è il DJ? Il lavoro è il DJ. E lì mi sono un po' incazzato, sono andato e gli ho spiegato che anche quella è una professione, è diventata una professione in tutte le arti. Per cui DJ è una parola anche piccola, perché sapete che DJ vuol dire disc jockey, giocare con i dischi. Oggigiorno pochi adoperano ancora il vinile. Ci sarebbero i CDJ, ci sarebbero i USBJ, i Tractor J, quello che ci va dietro, insomma, in tutto questo. E chi più chi ne metta, no? Ma io dico sempre che non è questione di tecnica, è questione di stile, di cultura, di stile. E scaletta. Cioè, tutti fanno la musica, però è come il momento che la metti, una canzone ti emoziona in quel momento e te ne freghi nel momento dopo. Sono proprio la musica, sono momenti, ti svegli al mattino che tu vuoi ascoltare, ascolti una canzone che ti fa, se ascolti quell'altra che hai ascoltato la notte prima, magari non ti piace, che alla notte ti ha fatto impazzire. Passione e stile, quindi. Passione e stile è tanto, è tanta, tanta passione. Mm. Sembra una cosa a dire, ma il DJ non fa niente, invece no, diciamo che per, come tutti i lavori al mondo, per avere un certo piccolo successo, nel senso proprio personale, bisogna lavorare. Ma il tuo grande successo, ok, insomma, sei un grande trascinatore di pubblico, quindi i tuoi risultati li hai raccolti, diciamo, con fatica. Mi sono tolto di sesso della scarpa e nello stesso tempo anche delle belle soddisfazioni, che le soddisfazioni non hanno soldi, potete chiedere migliaia di euro per le serate, non c'entra niente. Vero. Io dico tante volte, sono più divertito qualche serata anche anni fa, ma anche adesso, a suonare gratis, che andare a chiedere i soldi, che poi non mi trovo con la situazione. Qua sono pienamente d'accordo con te. Non mi trovo con una situazione adeguata, forse, a quello che vorrei fare io. Il tuo genere musicale, negli anni, parliamo di anni 80, 90, 2000, è cambiato oppure hai sempre seguito un'impronta, uno stile tuo? A casa ho 25.000 vinili e 7.000 CD originali. Per cui i vinili nel 2000 ho smesso di comprarli, a parte qualcuno di raccolta mio personale. E tu pensa che uno che ha comprato 25.000 vinili, li ha ascoltati 25.000, e in più ci sono anche quelli che non hai comprato, che hai ascoltato, per cui hai un bagaglio musicale. Poi io sono sempre stato quello che sono partito ad ascoltarmi la musica classica, la lirica, sono andato indietro perché le radici della musica, ragazzi, noi non siamo partiti col parlare, i popoli comunicavano col tantan, con la musica, però non con la voce. Per cui dico che la musica è l'unica cosa che raggruppa e mette d'accordo, non c'è colore di pelle, non c'è politica, e tu quando vai in concerto, ascoltate ragazzi, quando vai a un concerto trovi tutti quanti insieme che cantano la stessa canzone, magari poi fuori si menano per altre cose, per il calcio, per la politica, ma lì sono tutti fratelli, tutti. Freedom. Ma un breve consiglio per qualche new DJs, qualche nuova scoperta, qualcuno che volesse diventare un nuovo Luciano Gaggia, come fare? Dai un consiglio ai nostri amici nostri, e soprattutto ai giovanissimi che ci stanno seguendo e che vorrebbero seguire le tue impronte. Se volete avere successo, non siate mai Luciano Gaggia, siate voi stessi. Voi stessi. Soprattutto amate quello che fate, cioè la musica. Non abbattetevi se davanti trovate dei muri o delle persone che vi ostacolano. Siate cocciuti, andate avanti se ci credete, altrimenti lasciate stare. Il DJ non è un hobby, il DJ, mentre la musica può essere un hobby, sono due cose completamente diverse. Per cui non abbattetevi, perché io conosco tantissimi miei colleghi che hanno lasciato giustamente perché hanno trovato delle problematiche durante il percorso.
le ho trovate anch'io come loro, forse io sono riuscito a scavalcare, oppure, per cui non c'è un consiglio ben preciso, è come dire uno che va a fare il medico, cioè ha la professione, ha ispirazione, passione e forza di volontà, no? È la passione, mai come con la musica, ma è la passione. Ecco, tornato. Invece io devo ringraziarvi. È tornato il mio barman. Perché ho trovato qua. Stavo seguendo quello che diceva. No, ma sono d'accordo con quello che ha detto Luciano. Infatti, ho trovato da far mance qua, nel senso, faccio il cameriere. Grazie. Ho trovato subito un lavoretto. Ti dico, discoteca adesso. Ho lavato i bicchieri. Facevo il DJ. Però una volta con i DJ, per esempio, quando lavoravo all'estero, cioè, eravamo in tre. Allora io facevo la prima ora. Oppure l'ultima ora, poi c'erano il grande Tony Fai, altri disc che lavoravano lì al nord-est, Roberto Visonà, e nel frattempo che non si lavorava, non è come adesso che si stava in console, si andava al bar, allora si lavava i bicchieri, si serviva al bar, cioè veramente era una cosa completamente diversa, adesso il barista fa il barista, invece lì tutti facevano tutto, anche il parcheggiatore sotto le ragioni, tutto quanto. Per cui la formazione che ho avuto nel mondo della notte è quando tu entri sul locale, hai l'occhio perché vieni dalle vecchie esperienze che hai avuto. Pensa che prima ho incontrato una ragazza, non una cameriera, una barista di 20 anni fa, che mi ha detto salutami Luciano Gaggia, se mi ricorda. Se mi ricordo. Comunque ci vorranno 2-3 puntate per raccontare la tua storia. La mia storia non è raccontabile su un'intervista. Sì. Diciamo che adesso faccio 35 anni nella mia carriera, dovrebbe uscire l'anno prossimo una piccola biografia che l'ho chiamata C'era una volta la discoteca, perché per me la discoteca non c'è più, speriamo, e siamo d'accordo tutti, speriamo ritornerà, ce n'è pochissime in Italia, quindi il Veneto che possa dire che sia una discoteca, l'unica è il muretto di Jesolo, cioè che non c'è cena, non c'è niente, vai là perché ci sono i DJ, c'è un discorso culturale. Il resto, diciamo, sono tutti dei ristoranti, pizzerie che poi si balla e si canta, cioè ben venga, aperitivi, quello che è un modo diverso di divertirsi, sono mode, costumi. È che sai Luciano, i tempi cambiano, quindi anche i modi di vivere della gente cambiano. Non li condanno, io sto dicendo c'era una volta la discoteca perché racconto quando c'erano veramente le discoteche, come funzionavano le discoteche e perché si andava in discoteca. E allora noi adesso ci godiamo la serata con Luciano. E adesso andiamo a fare un po' di casino. Sulle manpute note! Andiamo a vedere Luciano Gaggia la sua serata. Ti ringraziamo per questa intervista. Vi ringrazio, grazie a avere, posso dirlo in proprio in maniera. Alla Gaggia, alla Gaggia. Sperginato questo programma. Oh, dai, bene, bene. Chiameremo Luciano un'altra volta perché così ci racconti, è bello ascoltarti, è bello sentire anche un po' di esperienze, la verità di quello che è, di qual è il settore, come è cambiato il mercato, e, sai, i DJ, sappiamo i fenomeni, gli improvvisati, il DJ PR e tantissime altre cose che ne parleremo magari più avanti. Ma tutto fa parte del gioco, è come il mondo del calcio, qualsiasi lavoro, non è che se tu vai a fare l'avvocato sono tutti avvocati bravi, c'è quello bravo, c'è quello non bravo, c'è il leccaculo, c'è non bravo. C'è il leccaculo, c'è quello che vive alla spalla degli altri e c'è quello che ha passione del suo lavoro, cioè, sono tante le cose che formano una persona. Ma poi chi è che si distingue? Chi è qualcuno? Chi ha una certa personalità? Personalità. Appunto, quando tu mi hai chiesto prima come diventare Luciano Gaggia, come diventare Bob Sinclair, non esiste Bob Sinclair, Luciano Gaggia. Voi dovete diventare voi. Belle parole. Avete capito, amici? Bellissime parole. Ascoltate i consigli di Luciano Gaggia. Riguardate l'intervista che merita. Belle parole. Voglio salutare tutte le mamme, le conosco tante adesso. Ciao, anche amici. Anche qualche nonna. Ciao. Grazie, grazie Luciano, grazie. Ciao, grazie a voi, ciao, un bacino. Grande, grande. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Un'altra puntata di Inda Music è terminata, l'appuntamento amici per sabato prossimo, stessa ora, stessa rete, stesso canale e stesse facce. Buon weekend a tutti, divertitevi con la testa sulle spalle. Ciao da Marco.